Namaste amici ed eccomi qui di nuovo con un nuovo videoblog dopo un po' di tempo di assenza. Oggi sento che è necessario fare un videoblog e quindi sono contento di farlo. E in questo video parliamo di servizio e di servizio agli altri inteso come servizio al divino. E quindi quando io guardo le persone e mi stupisco a osservarle, guardarle come se fossi in disparte, no? E le guardassi da una prospettiva lontana, vedo quella bontà e vedo quella luce divina, meravigliosa che c'è dietro ogni essere. E mi ricordo che ciò che siamo venuti a servire, ciò che noi serviamo in questo mondo, non è la personalità apparente, così fallace, così temporanea, così transitoria, ma quel massimo bene, quell'essenza meravigliosa e divina e quella luce che c'è dietro ogni uomo, dietro ogni donna. E questo richiama la necessità di essere grandi operai e servitori nel mondo perché siamo qui per ristabilire le vie del Dharma. Quindi siamo venuti qui a salvaguardare la giusta via, la giusta azione e essere veramente canali di amore e di bene per questo mondo, fare da specchio per questo. E quindi quando noi serviamo gli altri, quando noi siamo al servizio, servire in modo incondizionato, servire senza aspettative, servire senza attaccamenti. E questo è molto importante. Io attualmente, allo stato attuale, vivo in questo senso di servizio così, così totalizzante, poi, giorno dopo giorno, ma non sento più nessun coinvolgimento con le cose del mondo. Le cose del mondo non hanno più nessuna attrattiva per me. Vivo nel mondo, ma non sono del mondo. E questo mi porta a vedere le cose da una prospettiva di distacco amorevole. Ed è questo, secondo me, che è giusto per un servitore, impegnarsi a essere sempre da questa parte della staccionata, cioè la parte distaccata del non giudizio, la parte che può agire senza condizionamenti, che può agire nel modo più incondizionato possibile. E ogni giorno anche noi che serviamo, che siamo servitori, ci impegniamo a fare un miglioramento di noi stessi, perché c'è sempre un maggior stato di comprensione, di sintonia interiore che possiamo raggiungere, che possiamo manifestare. È molto importante servire Dio negli altri, servire quella luce meravigliosa e non la personalità, perché se noi serviamo la personalità, automaticamente viviamo in una aspettativa. E le aspettative in questo mondo tendenzialmente sono deluse. Questo mondo, ancora nello stato in cui si trova, è un mondo, di forme, è un mondo di luci, è un mondo di colore, di ombra, di luce, è un teatrino di cose che cambiano, che non sono permanenti. E quindi, attaccarsi alle forme, vivere nell'identificazione con le forme e servire le forme significa generare un'aspettativa e l'aspettativa viene delusa. Quando invece noi serviamo la luce che è dietro le forme, allora quella luce cresce e si manifesta in modo sempre più brillante e automaticamente le forme che essa manifesta poi diventano più luminose e quindi le forme possono migliorare, nonostante siano transitorie, le forme possono migliorare. Noi possiamo creare un mondo migliore e godere di un mondo migliore, ma con il ragionevole distacco. Perché la gioia vera è all'interno di noi, è in quella comunione perfetta con Dio, con il divino, che è sempre là, è sempre esistente, è sempre cosciente. Quindi è questo che noi dobbiamo servire. E ricordarci che al di là delle apparenze, al di là di questa coltre di fumo, questa cortina di fumo che è l'ego, che è la personalità e che manifesta a volte aspetti contrastanti, tendenze contrastanti, l'anima dell'uomo, in fondo, nel suo intimo essere, è essenzialmente bontà, è essenzialmente luce, è essenzialmente divina. E quindi, guardando gli altri, osservando le persone, io mi scopro a volte a osservare anche le persone che magari con me si sono comportate male, in questa apparenza esteriore, le osservo e mi rendo conto che in fondo a questa apparenza c'è soltanto la bontà e la luce del divino. E quindi siamo qui a servire questo. Questo non significa che non dobbiamo prendere delle decisioni, lo continuo a ripetere e lo ripeterò sempre.
dobbiamo essere molto decisi quando è il caso di lasciare andare qualcuno fuori dalla nostra vita, perché dobbiamo renderci conto anche che noi non possiamo aiutare tutti e non possiamo arrivare a tutti. Alcune persone sono qui affinché noi possiamo aiutarle e loro possono aiutare noi, però ci sono anche altre strade. Ci sono persone che entrano nella nostra vita temporaneamente e lo fanno per una ragione, poi vanno dove devono andare. Trattenere o sforzarsi o pensare di poter tenere tutto in una stanza quando ancora non è il momento, non è comprensione e saggezza. Quindi ecco, ci vuole sempre, bisogna sempre usare il discernimento, però ricordarci sempre che ciò che siamo qui venuti a servire è la bellezza divina dietro le forme e non le forme. Spero che questo videoblog vi sia piaciuto e quindi dal mio cuore al vostro cuore, namaste e al prossimo video. Ciao a tutti.